ed è in partenza una nuova stagione dell'Arena BCC di Fano. È un appuntamento ormai che tutta la città aspetta, perché per due mesi, praticamente dall'inizio di luglio alla fine di agosto e anche oltre, la città di Fano ospita compagnie teatrali provenienti da tutta la regione, non solo, venendo molte di esse anche da fuori, come per esempio la grande novità di quest'anno, la compagnia di Montecatini, spettacoli cinematografici, spettacoli dialettali realizzati da persone valide e conosciutissime nel territorio. Quindi un'offerta incredibile per poter passare un'estate all'aperto all'Arena BCC di Fano. Ripetiamo, pensate, più di 50 spettacoli, potremo vedere i tributi agli ABBA, potremo vedere del musical incredibile, i più bei film che sono usciti nella scorsa stagione cinematografica, film destinati a bambini ma non solo, momenti di incontro, momenti davvero che renderanno l'estate fanese ancora più bella. Gino Bartolucci l'ha detto anche in conferenza stampa, è ormai diventato un appuntamento del quale Fano non può più fare a meno, e questo credo che sia un grande motivo d'orgoglio per tutti voi che organizzate, che tutti voi che vivete la realtà di questo circolo, di questo territorio che convoglia, è stato sottolineato dal sindaco, non solo fanesi ma persone anche da tutto l'entroterra. Sicuramente sì, siamo in una posizione strategica, qualcuno ci dice che siamo in periferia, se pensate che siamo a meno di 3 km da Fano e a 1 km dal centro commerciale, zona commerciale che addirittura è più a sud di Fano. Naturalmente per noi è un orgoglio, come hai detto te, nel senso che quando siamo partiti con Fabio Guccioni, che è stato l'ideatore di questa arena che ci ha lasciato 2 anni fa, naturalmente con questo progetto, nel dire vedrai Gino che alla distanza saremo ripagati, realmente oggi dopo 10 anni, perché l'arena è nata nel 2013, dopo 10 anni possiamo essere soddisfatti di questa arena che è cresciuta paurosamente. Se pensate che da adesso da luglio a agosto abbiamo più di 50 serate, se pensate che il mese di giugno 10 scuole di danza si sono esibite all'Arena BCC, perciò in 3 mesi non dico che facciamo 90 serate, ma ne facciamo 75-80. Peraltro ce lo faccia dire, Presidente, qui si è parlato Fano, l'entroterra, ma in realtà è rappresentata tutta la regione, vengono compagnie da tutta la regione, e quest'anno abbiamo la grandissima novità di una compagnia toscana. Sì, esattamente, quest'anno il Teatro di Montecatini abbiamo, dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso dove venne un'agenzia di Roma e una di Pescara, naturalmente quest'anno ci hanno cercato da Montecatini, perciò vuol dire che la piccola Treponti, ovvero Fano, bella città sicuramente, comincia a essere conosciuta. Ma l'importanza sta di cui uno può pensare, Montecatini, il teatro, tanti eventi che portano gente non solo dalla provincia di Pesaro Urbino ma un po' da tutte le regioni limitrofe, naturalmente tanta gente che viene dalla Toscana, dall'Emilia, dall'Abruzzo, dalla Bassa Marche, perciò a un certo punto una cosa che per noi ha un valore enorme. Naturalmente mai avrei pensato io 10 anni fa che la nostra piccola realtà Treponti potesse arrivare a esplodere, perché naturalmente noi poi abbiamo degli eventi dove i biglietti, quando facciamo noi, sono biglietti popolarissimi, perciò io dico sempre spettacoli all'altezza con un biglietto popolare che la gente può partecipare ai nostri eventi. Conad Centro non fa mai mancare il suo appoggio a questa kermesse estiva della BCC di Fano. No, assolutamente, noi ci teniamo particolarmente a sostenere queste iniziative e lo facciamo costantemente da quando abbiamo l'attività, perché per noi è veramente importante sostenere queste importanti opere sul territorio. Essere presenti, c'è una pubblicità che dice no, Conad, persone oltre le cose, questa è la vera dimostrazione, perché qui si tasta il territorio e si dà la possibilità alle persone di fruire di spettacoli straordinari. Assolutamente sì, questo slogan che ci contraddistingue lo sentiamo veramente forte, ci teniamo veramente a dare sempre il nostro contributo per poter anche regalare qualche serata piacevole ai nostri clienti. Con Accentro peraltro che si è ringiovanita, perché ha una nuova direzione che è nella tua persona. Sì, da quest'anno ho preso le redini di mio padre che mi ha mandato in pensione, quindi ora è tutto
nelle mie mani, insomma, diciamo così. Ma l'hai mandato davvero in pensione oppure sempre lì nelle retrovie a dire qua, là, su, giù, no, a destra, a sinistra? Beh, qualche volta capita, però adesso in pensione si gode la pensione ancora in maniera corretta, però qualche volta lo troviamo a punzecchiare, a dare ancora qualche idea. Massimo Vannucci, uno degli sponsor storici della kermesse estiva dell'Arena BCC, abbiamo suggerito poco fa a chi porterà in scena una commedia in dialetto che sarà ambientata in un ambulatorio medico la prossima volta di farla in farmacia. Potrebbe essere un'idea, la lanciamo a Gino per fare un'idea sulla farmacia, sì, poi ce ne sono di barzellette sulla farmacia e quindi tutto è correlato. Comunque un altro anno qua, siamo sempre uno sponsor importante, crediamo nel progetto e quindi andiamo avanti su questa strada vincente. È un progetto mirato al territorio, mirato alla frequentazione dei fanesi, a uno spettacolo divertente, ed è un progetto che dimostra come poi anche attività come quella della farmacia sono davvero radicate nella realtà sociale di una città. Sì, noi siamo radicati, una farmacia storica di Fano, e quindi la popolazione di Fano ha dato tanto alla farmacia Vannucci ed è giusto che la farmacia Vannucci sia sponsor e dia a sua volta un contributo alla città di Fano, perché questo è un contributo serio, perché c'è dialetto, commedia dialettale, eventi, grandi spettacoli, e quindi è un fiore all'occhiello di Fano e farmacia Vannucci orgogliosa di dare il suo contributo. La Conad ha tante anime, un'altra delle anime rappresentate dalla Conad in ambito della stagione della BCC del 2023 è la Conad Primavera. Sì, esatto, noi siamo, diciamo, facciamo parte di questa situazione, di questa, diciamo, arena da quando è nata, anzi come Conad Primavera e altri colleghi di supermercati Conad qui di Fano. C'eravamo già prima in questo spiazzale, si faceva teatro ancora prima dell'arena. Poi con l'avvento dell'arena, insomma, si è creata una struttura molto più idonea, molto più fruibile a questi eventi. La funzione anche della grande distribuzione, di chi poi ospita le persone per comprare le cose che servono tutti i giorni, anche questa, quella di essere poi visibile e presente anche quando ci si trasferisce in altri ambiti. Esatto, diciamo, noi abbiamo la nostra compagine sociale che comunque prevede uno scopo mutualistico anche di queste cose, quindi oltre a servire a tutti i giorni la nostra clientela, si fa parte di un territorio e si è vicino al territorio, quindi a maggior ragione sostenere queste iniziative fa parte di noi, insomma, ecco. Sindaco Massimo Seri ha definito questa realtà della BCC Arena un qualcosa davvero di unico, che rende Fano ancora più ricca nella sua già ricchissima proposta per l'estate. Sì, è plurale Fano, veramente offre tante opportunità, tanti contenitori, e Treponti vive una sua centralità, anche d'estate, non la svolge già nel periodo invernale, pur non essendo vicino al mare. D'estate è chiaro che i luoghi vicino al mare sono forse più attrattivi, ma Treponti, con questa location, con le sue suggestioni, diventa un teatro all'aperto dove c'è tanta partecipazione, dove si dà la possibilità di esprimersi, a cominciare dai gruppi teatrali locali, ma offrendo anche uno scenario internazionale con film importanti dell'inverno passato. Insomma, un'offerta veramente ricca che si va a integrare in quella che è l'offerta della città nel periodo estivo. Però mi piace questo elemento di partecipazione, questo elemento di ricchezza che guarda, allarga gli orizzonti. Assessore Etienne Lucarelli, la città di Fano si può dire che mai come quest'estate è ricca di avvenimenti. Siamo partiti alla grande con la stagione, abbiamo avuto troupe nazionali, una valorizzazione incredibile della città e delle sue bellezze. Adesso arriva l'estate dell'Arena BCC, che è una cosa prettamente fanese, ma che davvero coinvolge tutta la provincia, ci faccia dire addirittura anche la regione e oltre. Sì, no, è così, un teatro che è nato diversi anni fa per il volere di Fabio Guccioni,
perché voleva dar forza a quello che è il teatro dialettale, perché è vero, in una città come la nostra, dove il vernacolo esprime la nostra tradizione, le nostre qualità, le nostre caratteristiche, è importante anche dare voce e forza a questo teatro. Ecco, ancora questa rassegna dialettale c'è, ancora oggi c'è una programmazione con tante compagnie che grazie a questo teatro ci sono ancora, perché bisogna dirlo, avere luoghi come questo dove le persone si possono esprimere significa dargli anche la forza e il coraggio di creare cose nuove. Ma non solo questo, perché a parte la rinnovata collaborazione con il Cinema Masetti, quest'anno una collaborazione con l'Agenzia di Ancona che porterà addirittura qua Uccio De Santis, quindi un artista nazionale sul palco dell'Arena BCC che potrà intrattenere tutte le persone che verranno a trovarci, ma non solo, ancora il Teatro di Montecatini Terme che proporrà una serie di eventi che vanno dalla prosa ai musical, al comedy, il San Costanzo Show, una gara nazionale di breakdance, insomma veramente sono tante le cose che quest'anno si mettono in campo in questa arena che di fatto dà ancora più vivacità alla città di quella che non ha, che ha già una programmazione forte per esprimere le sue caratteristiche in tutto il centro storico, in tutta la zona mare, e che grazie a questa arena avvicina anche tutte le persone che stanno nella vallata del Metaro e del Cesano, che grazie all'autostrada possono arrivare bene in questo luogo sia da Senigallia che da Pesaro. Insomma, veramente un luogo che fa avvicinare le persone alla città, che ci fa conoscere meglio. Carmine, tu rappresenti il Cinema Masetti. La bellezza del Cinema Masetti è proprio la sua sala, questa sala che è tornata a Fano da qualche anno, da 2 anni, a dare la possibilità a chi ama davvero il cinema di partecipare. Ospitate attori, ospitate serate destinate veramente ad affrontare la cultura del cinema a 360 gradi. Adesso ci trasferiamo all'esterno. Per la stagione 2023 sarà il Cinema Masetti a curare la rassegna cinematografica che sarà all'Arena BCC di Fano. E per noi è il 4° anno di collaborazione con l'Arena BCC, quest'anno il programma, già anche come gli altri anni, ma è perfettamente integrato a quello dell'Arena, quindi ogni sera in Arena ci sarà qualcosa di diverso, tra cui anche il cinema. Noi abbiamo cercato di fare una programmazione ad ampio raggio che toccasse più target, quindi dalle famiglie ai blockbuster americani e al cinema un po' più ricercato, come sì, facciamo al Masetti anche durante l'anno. E siamo molto contenti e felici perché pensiamo che questa collaborazione sia ottimale sia per i cittadini sia per i turisti che saranno a Fano durante l'estate. Abbiamo visto molti titoli dedicati ai giovanissimi e ai bambini, quindi davvero c'è la volontà di portare anche i bambini a scoprire l'arena, perché magari i bambini sono meno abituati, no? Non pensano al cinema all'aperto, invece l'arena è uno dei modi più belli per vedere gli spettacoli cinematografici all'aperto, sotto le stelle, con questi grandissimi schermi. Sì, lo schermo è grande, 9 metri, quindi insomma l'arena è altrettanto grande, però insomma è uno degli schermi più grandi per un'arena estiva, insomma, della regione Marche. E i bambini, sì, le persone in generale vanno abituate a guardare i film al cinema perché sicuramente rendono di più che su un altro device, e all'aperto è ancora più bello perché poi d'estate non ci si va a richiudere all'interno di una sala, per quanto bisogna andare anche all'interno delle sale cinematografiche estive, quelle che sono aperte, ed è giusto frequentarle, però insomma l'arena c'è anche un'altra atmosfera, le stelle, se bel tempo e il clima. Emanuele, tu ti occupi di organizzazione di spettacoli e quest'anno hai deciso, ti sei messo in collaborazione con l'organizzazione qui della BCC Arena per portare 3 spettacoli a Fano. Sì, esatto, organizzeremo ben 3 eventi, e 3 eventi che comunque sia richiameranno un pubblico di varietà. E di diverse età. Partiremo con l'11 agosto con Uccio De Santis, il famoso comico barese, per poi andare al 14 agosto con lo spettacolo per bambini con la famosa youtuber Lucilla, per poi terminare il 17 agosto con il musical The Greatest Musical Show, un musical che comunque si racchiude ben 4 musical all'interno: Peter Pan, Pinocchio, Notre Dame e The Greatest Showman.
Il Teatro Verdi di Montecatini a Fano, quindi è un teatro in trasferta, perché in realtà oltre che venire qui per le serate che poi vedremo insieme, voi comunque lavorate anche in Toscana e immagino in altre zone d'Italia. Esatto, sì, come nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme abbiamo questo teatro che è tra l'altro un importante venue anche per spettacoli oltre che teatrali televisivi, perché abbiamo ospitato spesso anche appunto grandi produzioni televisive della Rai, di Mediaset. Oltre a questo siamo promoter nazionali e produttori di spettacoli teatrali, alcuni dei quali appunto porteremo insomma qui a Fano all'Arena BCC, grazie anche a Gino e Serena di Tre Ponti che ci hanno ospitato quest'anno, e parte appunto quest'anno la nostra collaborazione, perché è la prima volta che veniamo qui a Fano. E sapete anche che in tanti dicono che le Marche sono una piccola Toscana, quindi immagino che vi troverete quasi come a casa vostra. È vero, sì. No, ci piacciono molto le Marche e tra l'altro insomma non sarà l'unica tappa marchigiana che faremo, questa qui di Fano. Noi partiamo da una considerazione: San Costanzo Show ormai è una realtà consolidata del territorio, al punto tale che questa sera noi abbiamo sentito in conferenza stampa fare una proposta al sindaco di fare il secondo anello all'Arena BCC. Certo, perché ormai sono anni e anni, si riempie sempre di più, le serate sono sempre più piene e qui sono più di 1000 posti, ma non bastano. Io ho proposto, c'era il sindaco, l'assessore, il secondo anello sopra. Io invece ho proposto, ma non è arrivata in conferenza stampa, la piscina, cioè fare delle battaglie navali, non so se qualcuno l'ha già fatta in passato, però pensavo a questa idea, si scavano dove c'è la platea, poi si fanno arrivare delle navi. Avete visto l'invasione di campo? Però aspetta, il microfono è fuggito. Me l'hanno tolto prima che potesse dire qualcosa. Ma senti, ma gli hai rotto la chitarra? Sì, perché lui non ci sarà né agli spettacoli comici, neanche alle proiezioni del film. Sì, è un comico che si infila sempre, vuole sempre entrare, ma non lo facciamo partecipare, mi dispiace. Allora, adesso vi faccio una domanda quasi seria. Ma voi, quando tanti anni fa eravate partiti con questo progetto, pensavate di arrivare dove siete arrivati oggi e di avere così tanto riscontro? questa domanda è... Questa è la risposta. Nicola, noi in realtà ci conosciamo non solo per quello che farai tu quest'anno qui alla BCC Arena, ma perché tu sei il Deus Ex Machina, l'ideatore di una manifestazione che a Fano ha avuto, fammi dire, un boom erang. È veramente un grandissimo boomerang. Esatto. Sei contento, vero, del successo di questa iniziativa? Veramente sì, abbiamo fatto un'esplosione dall'anno scorso, la prima edizione dell'anno scorso. Quest'anno è stata veramente un'esplosione, con Cristina D'Avena soprattutto, che è stata la madrina della manifestazione, poi tanti ospiti, Schillaci, Baccini, eccetera. È veramente, qualcuno ha detto da 0 a 100 come la macchina, da 0 a 100 in 2 anni, subito, così, boom, proprio un'esplosione. Tanti gli ospiti sul palco, ma anche tante rappresentazioni sul percorso del Lido. Tra questi appunto quello che andremo anche a rappresentare adesso all'Arena BCC, no? B-Boys in Action, per quanto riguarda la breakdance. E infatti lì ci arriviamo, però volevo prima andare da te per sentire qual è stato il tuo coinvolgimento nel boomerang, perché anche tu fai parte dell'organizzazione. Esatto, io faccio parte, collaboro con On Stage, con Nicola e Manuela, e dal giorno zero, diciamo, perché ci hanno subito chiamato dal primo evento. Abbiamo portato i nostri ragazzi, le nostre scuole, la nostra realtà nel percorso del Lido ad esibirci con spettacoli di breakdance itineranti. Quindi per noi è stata un'emozione, è stata un'occasione unica per la città e per farci conoscere in giro per Fano. Breakdance, quindi noi in realtà qui all'Arena BCC di Fano, curato da voi, avremo questo spettacolo che è esattamente il... 19 di agosto, Born to the Floor. Naturalmente noi seguiamo come On Stage la parte, diciamo, no, organizzativa. È ovvio che lasciamo a Lorenzo Grilli la parte proprio quella artistica, quella più della danza, insomma, no, della breakdance. È vero, sport nato proprio negli anni 80, ecco il collegamento con Boomerang, e quindi Lorenzo porta avanti poi dagli anni 80, ma porta avanti oggi in maniera eccellente questo sport. Dal punto di vista quindi dello spettacolo,
spettacolo. Grandi artisti, grandi, potremmo quasi definirli anche sportivi, atleti, perché chi fa breakdance in realtà non fa solo danza. Esatto, sono atleti di tutto livello, perché ricordiamo che la breakdance dal prossimo anno farà il suo debutto ufficiale a Parigi, quindi alle Olimpiadi 2024. E porteremo qui all'Arena BCC una giuria internazionale proveniente dalla Corea, Taiwan e Polonia. Arriveranno squadre da tutta Italia a gareggiarsi e ricordo che la nostra manifestazione è una qualifica italiana ufficiale per un mondiale che si svolgerà in Taiwan il prossimo 9 settembre. Quindi un'occasione unica da non perdere sia per tutta la città di Fano, sia per tutta l'entroterra e la regione Marche. Vi invito comunque a seguirlo questo evento. A chiudere l'estate della BCC Arena è un pesarese, fanese, cosa diciamo Gasture? Io direi soprattutto una persona straordinaria che ha fatto un documentario bellissimo e che sarà messo in scena questa sera. Il titolo esatto è "Una volta Fan c'erano i campanili". Erano sette, sono stati tutti abbattuti dagli tedeschi, non dalle bombe degli anglo-americani. E quattro di questi ricostruiti, tre in malo modo. Lo sottolineo, uno bello come era e dove era. Quindi in realtà è un documentario che è un omaggio alla città di Fano. È un omaggio alla città e soprattutto, voglio dirlo questo, è un invito anche, lo apprendano questi gli insegnanti, perché abbiamo realizzato delle chiavette che poi ne faremo omaggio a tutte le scuole di Fano, dalle elementari alle scuole superiori. Benissimo, quindi chiusura della stagione della BCC il 2 settembre con "Una volta Fan c'erano i campanili".